Acqua! Acqua! Torino in vantaggio! Babacar, dove l'ha saltato? Prova il tiro, piazzato! Rete! Babacar! Cavani da lì, campata gol! E Matador! Ancora lui! Daniel De Salvone, prova la porta! Rete! Rete! Che gol! E come? E Sharawi, la piazza! Rete! E non esulta, che gol il faraone! Come? Sorreggi Dio! Rete! Rete! Che gol! È incredibile! Come? Gol di Buttari! Gol di Buttari! Incredibile! Cerca il dribbling, prova! Rete! Rete! I come? Insigne! Rete! La Spagna, Lorenzo, è magnifico! Le come? Lui la sbaglia! E nel Piero! Me è la... Messi ce la tiro, prova la botta! Rete! Rete! E Messi proprio lui! Incredibile gioiello! Me è la... Napoli in vantaggio! O come? Notto per lui! Eccezionale! Per come? Ma prova! Gol incredibile! Gol incredibile! Re come? Ronaldinho! Rete! 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 Proprio lui! Incredibile! Se come? Salta vicino al volo! Non lo leggo! Rete! Hai visto? Hai visto che è così? Incredibile! Se come? Tutto solo Neymar! Rete! Rete anche lui! Rete anche lui! Dilaga il Barcellona! Come? 1-2, Insigne cerca il pallonetto! Rete! Rete incredibile! Ve come? Verso Chiesa! Prova il tocco, Chiesa! Rete! Rete! Ve come? Zapata! Incredibile finale! Al 97esimo! ABC, ABC, l'alfabeto è questo qui! M parte da Z. Eccoci qua, bentornati, incredibile, proprio lui, Fabiano Santa Croce. Ciao Fabiano. Buonasera. Buonasera a te, come ciao, stai? Fabiano. Bene, bene, dai, tutto bene, in questo periodo un po' particolare. Un po' particolare che ti vede in quale città d'Italia? Napoli, Napoli. Oh, bene, poi scopriremo quello che ci hai in parte già raccontato nel fuori onda sulle tante radici e tante provenienze. Allora, Fabiano, come sai, questo è un programma dedicato prettamente al calcio, parliamo solo di calcio, parliamo solamente di calcio. Qual è il tuo piatto preferito, Fabiano? Carbonara, assolutamente carbonara. Sono uno che va leggero. Oh, bene, bene, questo poi perché per essere calciatore, ma per avere anche tanti altri ruoli come sei tu, bisogna rimanere leggeri, bisogna rimanere in forma, essere vegetariani, seguire il proprio personal trainer e mangiare la carbonara. Allora, come la fai te la carbonara? Perché poi la carbonara è uno di quei piatti come il tiramisù che si presta a tante interpretazioni diverse. Una delle cose più belle è che non la faccio io perché sono proprio negato, cioè io sono rimasto ai livelli di pasta e tonno e simmental. Pasta e tonno c'è sempre il suo perché comunque. Ma tonno e simmental insieme? Apro la scatoletta e gliela butto alla fine, capito? Dai, sono purtroppo a questi livelli, però sono uno che sa mangiare bene, cucinare no, ma mangiare sì. Ma tonno e simmental non insieme, cioè non no, nello no, stesso... No. Ah, ok, se non aggiungiamo livelli di schifo inenarrabili, insomma, non è il caso. No, se ma chiudevamo la diretta. Va bene, questo era un po' per rompere il ghiaccio con Fabiano. Allora Emilio, io in fuori onda già qualcosa gliel'ho chiesto e poi gli chiederò ancora, ma Emilio credo che abbia per Fabiano tipo, circa una tonnellata di domande, quindi non posso che alleggerirti. E questa è solo per la prima ora del programma, poi per la seconda ora c'è un'altra pagina. Vai Emilio, vai, spolpalo l'uomo del no. Tonno, vai. Guarda Fabiano, la prima curiosità che mi è venuta conoscendo la tua storia, e un po' ne abbiamo parlato anche nel fuori onda, è questa di un ragazzo come te, nato in Brasile comunque da una famiglia per metà italiana e per metà brasiliana, vissuto nel nord Italia, che ha cominciato la sua carriera a Como, come città di residenza e come città di cuore ha scelto Napoli. Volevo sapere se questa scelta era legata al fatto che nella squadra del Napoli ti sei sentito
importante in un qualche modo, è una scelta magari di cuore, affettiva, non so, illuminaci. No, sì, non è tanto legato ad un livello calcistico, anche se, come hai detto te, cioè qua è come sei trattato dal giocatore qui a Napoli, è raro che vieni trattato in altre parti, ma io proprio mi sono innamorato della città, infatti la parte più bella della mia vita nella città è adesso che magari mi ferma meno gente, quindi posso viverla, posso andare con la metro, cioè posso fare tutte quelle cose normali che prima non potevo fare, me le sto proprio godendo, perché è una città che ha i suoi pro e i suoi contro, tutti però ai massimi livelli, ma è adatta a me, diciamo, dai. Interessante. Allora, Fabiano, te ci dicevi, si vede da, insomma, si vede poi dal colore della tua pelle che non sei esattamente napoletano, non sei esattamente brianzolo. Ci vuoi spiegare brevemente quelle che sono le tue origini? Perché poi ci raccontavi nel fuori onda che sei frutto di una miscellanea di incroci, di terre, sei una canzone di Jovanotti fatta persona. Bravo, insomma. Bravo, praticamente ho mal di testa anche io. Guarda, ho i nonni da parte di mia madre, che la nonna è indiana e quindi ha provenienze indiane. E da parte quindi di mio padre... Nonna, allora, facciamo un attimo l'albero genealogico. La tua bisnonna è indiana, quindi orientale. Okay. India nord o India sud? Quello non lo so. Non lo sai, ok. No, già questo inizia a essere complicato. Vai. E quindi nulla, no, da parte di mio padre copro sia il nord Italia che il sud Italia, quindi con la nonna del Trentino e il nonno siciliano, e quando mi sono trasferito in Italia sono rimasto per lo più in Brianza e ora abito a Napoli, quindi probabilmente le mie figlie andranno a vivere in Connecticut e chi lo sa. Senti, quindi a che età mi dicevi sei arrivato in Brianza dal Brasile? Avevo all'incirca 3 anni. Quindi un bambino di 3 anni si accorge della profonda differenza fra il Brasile e la Brianza o meno? Allora, meno sicuramente erano tempi dove magari persone di colore comunque c'erano molte di meno, perciò un po' si sentiva, un po' io almeno l'ho sentita, un po' di diversità, anche perché andavi a scuola ero l'unico nero. Tu pensa quando mi mettevo a disegnare, no? Che fate i vostri ritratti all'asilo, ero l'unico che pigliava il marrone, invece che il rosa. Usavano per l'albero, io facevo. Allora io mi sono detto, ma forse un po' diverso lo sono, un po' speciale. No, sicuramente un po' di diversità l'ho sentita, l'ho avvertita, cosa che magari adesso si sente di meno perché ci sono molte più etnie in Italia, quindi i ragazzi d'oggi sono molto più facilitati in questo. Per fortuna, aggiungerei. Per fortuna, sì. Senti Fabiano, collegandomi al discorso di Claudio, diciamo, sulle origini e sulle diversità, volevo farti una domanda, visto che so che tu sei un grande comunque conoscitore e osservatore di calcio, oltre che un ex calciatore, secondo me sei stato tra i difensori italiani più forti a livello tecnico, poi magari ne parliamo più avanti. Comunque volevo sapere da te, attualmente consideri la scuola dei difensori italiani ancora, diciamo, la scuola principale per il ruolo, oppure ormai a livello europeo e mondiale le differenze si sono assottigliate parecchio? Si sono assottigliate anche perché oramai danno un'impostazione che è simile un po' in tutte le parti. Quindi mentre prima in Italia si puntava più il difensore deve saper marcare, deve sapere e stavi sull'uomo, ti insegnavano a stare sull'uomo. Ora invece ti insegnano di più a dialogare, quindi stanno più attenti alla parte tecnica, alla parte di impostazione e poi magari scelgono soprattutto quelli più alti, quindi se c'hai 5 centimetri in meno, 5 centimetri in più, purtroppo può fare la differenza, nonostante poi magari riesci a saltare, come nel mio caso, io ero basso per essere un difensore centrale.
Però guarda caso, durante gli allenamenti, poi nelle partite, i mister mi davano a me quelli più alti e li dovevo marcare io. E invece sono stato scartato in tante squadre giovanili perché avevo quei 5 centimetri in meno rispetto agli altri. Senti, quindi parlando... è così. Parlando di centimetri, adesso la posizione del centimetro... Lo sapevo! Ti riallaccio al fatto dei neri o... No, no, non dei neri, insomma... no, ah, ok, quello poi magari... poi magari sono fatti tuoi e buon per te, però oltre ad essere un bravo giocatore, sei anche un bel ragazzo e insomma le nostre amiche che sapevano dell'intervista stasera diciamo, beh, stasera col cazzo guardo nazionale, mi guardo senti, come allora ci arriviamo un po', la tocco leggera, come hai conosciuto la mamma delle tue figlie? L'ho conosciuta a Milano, perché ovviamente lei è napoletana, non potevo conoscerla a Napoli. Certo. A Milano. E, no, sì, l'ho conosciuta così andando in giro, sono rimasto colpito fin da subito da lei, nonostante tipo quella sera fosse vicino tipo a Melissa Satta e altre ragazze di quel calibro. E io pirla ho scelto lei, capito? No, dai! No, dai! Però me la puoi raccontare così, ogni volta che si incalza dici guarda, fra Melissa Satta e te ho lasciato la Satta Boateng e io ho scelto te. No, e quindi nulla, è stata una cosa molto colpo di fulmine, da lì poi si è costruita una storia che sono oramai 11 anni quasi. Ma è gelosa? No, anche perché ora sa che sarà l'ora di rottamarla. usato garantito. Beh, dico così perché non è ancora entrata, ovviamente. Ah, dopo... okay, brava, infatti. Poi cambierai anche tono di voce, secondo me. Sì, sarai molto più remissivo e farai meno il fregno, come si dice da noi. Dopo probabilmente dovrò abbandonarvi un attimo perché devo pulire... Devo mettere casa. Quindi te lo lascio prima di provocare un divorzio, vai. Sì. No, guarda, adesso parlando con Claudio, che hai detto che è stato un colpo di fulmine, no? E colpi di fulmine, vabbè, nell'amore sono i colpi di fulmine principali, naturalmente, ma penso che a tutti noi appassionati di calcio, di sport in generale, è successo il colpo di fulmine per un calciatore. Ad esempio, il mio colpo di fulmine personale è stato Edgar Davids e Netoshi Nakata. Sono stati due giocatori che mi hanno proprio colpito quando li ho visti per la prima volta. E quindi volevo sapere qual è stato il tuo colpo di fulmine, Fabiano. Cioè, qual è stato il giocatore che ti ha dato di più, che ti ha pagato di più a livello visivo, diciamo? Guarda, nonostante poi io gioco da difensore da quando ho 5 anni, però il colpo di fulmine è stato Ronaldo, quello vero, e purtroppo lo dico. Luis Nazario deriva. Di Ronaldo ce n'è uno ed è stato veramente un giocatore che mi ha impressionato. Ho sempre chiesto, anche poi andando più avanti, a parte che ci ho giocato anche contro, però cioè, sono andato anche a chiedere a persone che ci hanno giocato assieme ma com'era, e tutti che mi dicevano che era di un altro pianeta, me lo diceva gente come Gattuso, gente che stava in nazionale, quindi è gente che ne ha visti di fenomeni, però hanno detto che uno come lui nessuno l'ha mai visto, e si vedeva, era uno dei pochi che in Italia riusciva a fare la differenza completa. Sì, anche perché in quegli anni fare la differenza in Italia significava veramente essere bravo, un giocatore bravo, con le palle quadrate. Bravo, bravo, sì. Senti, ma te che hai un po' di sangue brasiliano, come te lo spieghi poi diciamo l'epilogo di questi calciatori? Nel caso di Ronaldo è stato più lento, però nel caso di Adriano, che poi si è subito rovinato una carriera fra vizi e chili di troppo, sì, intemperanza. Lui ha avuto una vicenda pure abbastanza particolare, perché poi con la morte del padre, anche di quello ho parlato, perché io avevo una foto di Adriano che era venuto a portare un suo nipote ad allenarsi a Como, nelle giovanili del Como,
E quindi una volta l'ha portato lui. E io c'ero ragazzino, ero bambino, poi ero tifoso interista, quindi per me vedere Adriano avevo fatto la foto. E poi mi ci sono ritrovato 7-8 anni dopo a marcarlo ed è stata un'emozione pazzesca. E lui purtroppo ha avuto il problema del padre che poi era morto e non è saputo, non è riuscito a reagire nella maniera giusta. A gestire il lutto. Sì, e poi da lì, ma è stato un peccato perché anche lui era uno che la differenza la poteva fare e in tanti ne parlano veramente bene. Senti Fabiano, parlando di dolori, cioè non è un tema bellissimo, però visto che io faccio un po' così, vi sento parlare e poi mi ricollego e ti faccio delle domande in base a quello che mi Bravo. viene in mente. Parlando di dolori, il tuo infortunio. Ok, è stato più pesante a livello fisico, cioè aver subito l'infortunio, o a livello mentale, cioè riuscire poi a recuperare da un infortunio del genere quando in realtà probabilmente quelli erano i tuoi anni migliori, dove il tuo talento Sì. proprio brillava rispetto ad altri difensori italiani, insomma. Sì, erano gli anni sicuramente migliori, erano venute tante squadre importanti a vedermi. Era sicuramente il momento dove non ci si doveva fare male. No, è stato difficile per tutte e due le cose perché comunque la mobilità del ginocchio non l'ho più recuperata. Quindi c'è stata un'operazione fatta un po' così, con una riabilitazione fatta un po' così e in più era anche il mio primo infortunio, perché non avevo mai avuto un infortunio serio se non qualche stiramento di 10 giorni. E mentalmente è dura anche perché ti ritrovi a 19-20 anni da solo in un'altra città e a non giocare, a vedere gli altri che si allenano, tu che devi stare sul pezzo. È stato faticoso. Poi una volta recuperato, le altre volte, perché poi le ho rotte le ginocchia altre 4 volte, però le altre volte in un mese avevo già recuperato, una volta in 20 giorni ero già in campo, quindi poi mentalmente mi ha aiutato sicuramente a crescere. Sono cresciuto molto in quello, però sì, è stata durissima. Fabiano, guardando poi il tuo profilo Instagram, viene fuori che sei un babbo premuroso e molto orgoglioso. Si respira proprio l'amore che hai per le tue figlie e insomma anche poi la bellezza con il quale racconti quest'amore. Quanto ti è utile un ginocchio infortunato nel fare il babbo? Perché te lo dico da babbo, è complesso. È un casino soprattutto perché si mettono sulle gambe e vogliono che faccia il dondolo, ma non ha capito che il papà con queste ginocchia fra un po' va con la sedia a rotelle se continua così. No, è impegnativo, ma impegnativo anche se l'avessi tutte e due sane e anche se avessi 10 anni di meno perché i bimbi sono così, però è veramente la gioia più grande sicuramente che si possa avere. Senti Fabiano, babbo per babbo, papà per papà. Intervistando i calciatori nelle scorse puntate, è stata subito lampante che ognuno di loro è legato in maniera particolare a un allenatore. Quindi ognuno di loro ha vissuto un allenatore un po' come, se vogliamo, non come un padre, ma come un mentore sicuramente. Volevo sapere nel tuo caso chi è stato e poi soprattutto se nella tua carriera ti è capitato a te di fare da chioccia a un ragazzo giovane che poi magari è esploso o ha avuto una buona carriera, insomma. Allora, guarda, io ho avuto una grossa fortuna che una degli elementi che poi mi hanno portato a essere chi sono diventato sul campo ed è stata quella di trovare nella mia carriera, soprattutto nella parte giovanile, degli allenatori veramente forti che mi hanno insegnato veramente tante cose. Ero stato con Fontolan, con un certo Centi che ha allenato l'Inter, che ora allena Como, che è pazzesco. Però ovviamente uno di quelli che mi ha dato di più, soprattutto sotto il punto di vista umano, è stato Borgonovo.
Per me è proprio il maestro perché mi ha fatto capire che mentre gli altri erano tutti sempre con un modello serio di serietà, lavorare però senza sorridere, lui invece è tutto il contrario. Quindi sì, lavoriamo, fai tutte le cose, ma divertiti, il divertimento al primo posto. E quindi questo insegnamento poi me lo sono portato purtroppo per gli altri allenatori che ho trovato nella carriera, però me lo sono portato fino alla fine, anche perché lui mi ha insegnato ad anticipare, quindi si metteva con me a fare l'uno contro uno a fine allenamento e poi mi sono vissuto anche tutto il periodo suo di malattia e l'unica gioia è che prima poi che morisse ho ricevuto la chiamata in nazionale e eravamo andati proprio a vedere una partita di beneficenza per lui, per la sua Onlus, a Firenze e quindi mi sono ritrovato là a Firenze a fargli vedere che ero stato convocato in nazionale, quindi è Bene, stato una bello. storia bellissima. Sì. Senti, invece il tuo regista preferito? No, non ho un regista preferito, anche perché i film li guardo molto a caso, molto a sentimento, sono uno che svaria come nei film, uguale nella musica, cioè passo dalla classica a ascoltare un pezzo rock, ascoltare l'hip hop. L'unica cosa sono i nuovi, non è rap, com'è che si chiama quella nuova? Il Trap. trap, il trap proprio, no? Mi dispiace, ma non ce la faccio. È che siamo vecchi, Fabiano, non lo Siamo capiamo. vecchi, bravo, hai detto bene, siamo proprio vecchi. Ascolta, ma te perché mi sei fuggito un po' dalla domanda che volevo farti? Allora, siamo più o meno coetanei, te sei 86, noi siamo 282. Questo per dirti cosa? Perché poi in tanti ti conoscono, cioè in tantissimo il calciatore, ma è anche una mini carriera da attore. Poi prima, magari finirai anche nel porno, questo ce lo auguriamo. Prima che torni sempre tua moglie, questo è tutto. Ok. No, No, però. mi sono divertito. Dai, da ragazzino i miei genitori mi avevano iscritto in un'agenzia di pubblicità ed era andata proprio bene. Ho fatto parecchie pubblicità, un po' sui giornali, un po' in televisione, un po' dei video e poi mi è capitato anche di fare due film. È stato divertente, soprattutto perché saltavo un sacco di scuola, quindi. Ma in che età hai recitato, Fabiano? No, fino ai 10 anni e poi ovviamente facevo 10 miliardi di cose in quel periodo, cioè facevo judo, facevo nuoto, facevo calcio e boy scout. I miei non sapevano più che fare per farmi rimanere fermo e quindi mi facevo fare 800.000 cose e perciò poi pian piano ho dovuto abbandonare tante cose, quello anche. Allora, non ti perdono il fatto di essere stato scout, che categoria che odio. No, scherzi a parte. Ma visto che poi il ginocchio ha in qualche modo invalidato la tua carriera da calciatore, ti sarebbe piaciuto poi invece perseguire la carriera da attore? No. No, è più un passatempo quasi. Sì, è stato divertente, quello sì, però non mi sarebbe sicuramente piaciuto, anche perché amo fare più le cose per cui mi sento portato e sicuramente il cinema No. non fa per me, no? Emilio, ti lascio Fabiano, dopo così quando torna la moglie gli faccio domande scottanti, vai. No, io vi rubo la parola pubblicità che ha usato Fabiano. E se dovessi fare attualmente, anche se naturalmente non ne ho bisogno, ma una pubblicità a un difensore, cioè qual è attualmente il tuo difensore preferito? Io una mezza idea di quale potrebbe essere ce l'avrei e mi verrebbe quasi da dirtela per vedere se ci indovino. Forse Ma Koulibaly. sì, penso che attualmente, poi ora che sta anche bene mentalmente, che l'anno scorso ha avuto un po' un calo, però è uno dei difensori più forti che c'è proprio in giro. E, molto
molti lo paragonano e mettono altri difensori tipo Ramos, tipo, ma secondo me non stanno al livello difensivo che ha Koulibaly. No. Koulibaly è il più forte ora che c'è come difensore. Poi se vuoi cercare il difensore che segna o vuoi cercare il difensore che fa tante altre cose, ci sono anche gli altri, però lui è veramente pazzesco quando sta sull'uomo, c'ha i tempi, c'ha la giocata e secondo me può migliorare ancora tanto perché ancora commette parecchie cavolate magari a livello tattico, è cresciuto molto in questi anni, ma ancora un qualcosa c'ha secondo me da recuperare, è pazzesco. Che poi questa è, cioè, premetto, cioè è una cazzata, però sai che nel calcio se ne dicono tante di cazzate, no Fabiano? Ok, e molti hanno questa fissa che un difensore africano, vabbè, tolto il fatto che Koulibaly africano è come tu brasiliano, cioè fino a un certo punto, no, nel senso comunque è nato e cresciuto in Francia, comunque sorvolando su questo, avrei sentito moltissime volte dire che i difensori africani sono forti fisicamente, ma tatticamente sono scarsi. Secondo me questa è proprio una cazzata enorme, volevo sapere però, il tuo parere. Eccola qua, però sai che c'è comunque un'altissima percentuale di giocatori, comunque sia che vengono poi... Se sei nato in Francia di africano e ce l'hai scritto, capito, nel passaporto. Però in tanti, ma viene anche dal fatto che là magari la tattica non viene curata come magari viene curata in Europa. Quindi ti trovi tanti casi, soprattutto nei settori giovanili, la vedi questa differenza, dove c'hai dei giocatori che vengono, africani fortissimi a livello fisico, veloce, che poi magari non ti fanno quella diagonale di 2 metri o non ti fanno quel movimento, quindi hanno ancora da imparare, ma è come ovvio che sia, capito? È più per una questione di allenamenti passati. Quindi a sorpresa mi sei calcisticamente razzista, Fabiano? Sì. Ascolta, Fabio, allora, uno, sei un figlio del mondo e sei razzista. Prima... un po' come Maldiviani di Boerchio. Infatti. Aspetta, ma è la seconda volta che me lo dicono, perché sono andato settimana scorsa a guardare una partita di Serie D. E praticamente a un certo punto questo allenatore ha fatto un cambio, ha messo un terzino, un ala, tutte e due di colore. E però si vedeva che uno dava la palla, l'altro andava da una parte. Io mi sono girato e ho detto: mai mettere 2 giocatori neri. E lui, uguale, si è girato e mi fa: ma che pure razzista. Quindi te non potresti mai giocare insieme. Non potresti mai giocare insieme a Koulibaly. No, però noi siamo europei. Ascolta, allora, intanto stanno arrivando un paio di commenti. Uno è Leonardo che ci scrive se giochi a Subbuteo, e questa è una domanda che ti giro perché io e Emilio siamo 2 giocatori di Subbuteo. E poi c'è Rocco, che invece è un nostro amico di Vogliamo il Festival Bar, che vuole sapere se guardavi mai dire gol. E lo guardavo, sì, ma infatti mia moglie era anche la mia preferita, mai dire gol. Perché... Senti, già, a questo punto ci giocavo da ragazzo, capito? Senti, ci devi dire come si chiama tua moglie. Barbara Petrillo. Oh, non Barbara... è il cognome, ci ha detto. Barbara, allora, e me la ricordavo perché di solito stavano sempre zitte le, come si chiamavano, le paperine, non mi ricordo come si chiamavano, e stavano sempre tutte zitte in silenzio, non so se ve lo ricordate, sì. No, che sai, magari alla vostra età si dimentica prima. No, e quindi stavano tutte zitte, però chiamavano sempre lei, capito? La Petrillo, c'era la Jalapas, a parte che era un programma pazzesco, sì. Mamma mia. Ascolta, Rocco faceva la letteronza? Sì, la letteronza, bravo, la letteronza. Sì, che facevano il verso alle letterine di passaparola, perché il periodo era... Senti, ma Barbara, sto vedendo che è un 81, quindi ha 5 anni più di te.
Cioè, sì, quindi veramente quando torna a casa ti scudiscia, ti bastona, perché già una donna... Ma io già ve l'ho detto, anzi, ti ho detto, se rientra, cioè, cambiamo i toni, perché se... Cambiamo i toni e poi parliamo di cucina e di funzioni. No, sì, ha 5 anni più di me, però c'ha molta più energia di me. Emilio, vai, te lo lascio, io perché sono sempre lì a aspettare che torni Barbara. Guarda, c'è una super domanda adesso, cioè, abbiamo parlato di nonnismo casalingo, no? Quindi di donne più grandi di noi o mogli che comunque ci fanno del nonnismo per faccende domestiche, eccetera. Volevo sapere, proprio nel calcio, vabbè, se c'è il nonnismo, ma penso che sia una cosa ora barzelletta, non c'è più. Ora no, ora poco, ora pochissimo. Ai tuoi tempi, però suppongo che no. C'è, ecco, perché ho sentito un'intervista, non mi ricordo di chi, su un aneddoto con Patrick Vieira, che poi magari racconterò, però intanto mi fa piacere che mi racconti quella della pisellata in faccia. Bravo. No, però poi avevo detto che era una cavolata. No, io nonnismo, cioè, proprio ho preso il periodo quello d'oro. Ne racconto una volta. Stavo a Brescia e avevo iniziato a giocare a titolare, quindi poi stavo in nazionale, cose. Mi sono messo un attimo sul lettino e dopo un allenamento ero morto, c'avevo malissima la gamba. Mi sono messo sul lettino, è entrato uno dei veterani, mi fa: ma tu quanti anni hai? Faccio 19. Che ci fai sul lettino? Scendi giù, dai, vai. E io ho dovuto alzarmi tutto zoppicante. Sono andato nello stanzino delle scope, perché mi era ancora permesso stare nello spogliatoio. Io stavo nello stanzino delle scope, quindi sono andato nello stanzino, mi sono fatto la mia doccia e sono tornato a casa. Cioè, prima no, se ne vedevano... prima se ne vedevano tanti. Poi, Fabiano, mi sa che Brescia era una piazza particolarmente dedicata al nonnismo, perché ho letto un'intervista di Pirlo e Baronio che dicevano che ne hanno subite di tutti i colori. No, erano altri tempi, dove magari il ragazzo giovane, che veniva considerato giovane, aveva 24-25 anni. Invece adesso nelle società ti puoi ritrovare anche il 17enne e ti ritrovi tantissimi ragazzi giovani, e quindi non, anche gli anziani non riescono più a fare il gruppo che c'era una volta, ma non ti dico neanche gli schiaffoni che ho preso io. Cioè, prima era veramente dura, però a livello caratteriale, se riuscivi a passare quel periodo e non tornavi a casa piangendo... poi diventavi forte. Io in quello mi ha dato sicuramente una mano, perché poi quando ho incontrato delle difficoltà, le ho sempre superate come un treno. Un qualcosa di buono c'era anche in quello. Fabiano, qual è un errore che non rifaresti? Guarda, forse è legato al ginocchio. Forse è quello legato al primo infortunio, perché io nel primo infortunio già sentivo dolore nel ritiro e dicevo a tutti: guardate che c'ho male al ginocchio, mi fa male. Mi venivano delle fitte che durante l'allenamento mi fermavo e rimanevo fermo, tipo dovevo stare fermo 30 secondi perché non riuscivo a muovermi. E l'avevo detto un po' a tutti, al dottore e cose, che però visitandomi mi avevano detto: no, ma non c'è nulla. E poi mi sono fatto male alla prima partita, che era contro l'Inter, e in più anche il secondo errore che ho fatto è che durante la partita io mi sono fatto male al 15esimo. Avevo un allenatore che è brava persona, ma un rompicoglioni, che è Donadoni, che lo saluto tanto. Salutiamo! un grande insegnante, però un bel martello. E quindi non volevo fargli vedere che mollavo, perché già stavamo perdendo 1-0, e non volevo fargli vedere che mollavo durante la partita, e sono rimasto dal 15esimo fino al 70esimo circa giocando col ginocchio rotto. E mi ricordo, calciavo di punta perché non riuscivo a calciare di piatto, e però stavo zitto, cercavo di soffrire in silenzio, e forse lì ho peggiorato un po' le cose, quindi magari quei due errori. E anche forse, Fabiano, io non mi voglio sovrapporre a te, però magari pure la gomitata che ti ha fatto saltare le Olimpiadi, magari non, cioè... ho dato,
La cosa brutta è che non ho dato neanche una gomitata. Sì, sì, lo so, diciamo la tra virgolette gomitata. Mamma mia, ma quanto è... Quella l'ho sofferta, sì. Hai rosicato, suppongo. Ma ho rosicato tantissimo, anche perché era poi la prima partita che facevo finalmente da titolare, perché nelle altre ero sempre entrato dopo. E poi lì stavo benissimo, stavo in forma, ero nel pieno della fiducia, quindi avrei potuto fare molto bene nelle Olimpiadi, che era una cosa che capita a pochi di farle. E mi ricordo benissimo che non avevo dato nessuna gomitata, avevo dato forse un pestone col piede, sì, ma sì. Cioè, roba è mandato quelle 5 giornate che mi hanno seccato. Quindi diciamo che a pensarci bene non sono tanto fortunato, cazzo. No, guarda, rileggendo la tua... io ti ho sempre seguito perché comunque... Mo, se qua sembra che ti voglio leccare il culo, ma non è così. Sei stato sempre uno dei miei difensori preferiti. Comunque, rileggendo la tua carriera, sì, ho notato... Ne ho passate, diciamo che c'è avuto abbastanza sfiga, sì. Ne ho passate parecchie. Sì, sì. E il fatto che tu stasera sia con noi è l'ennesima sfiga che hai, ovviamente. Ascolta Fabiano, però una cosa ti contraddistingue, non so se è il passato da brasiliano, se è la resistenza alla Brianza o il sangue di Napoli, ma hai un sorriso, hai una gioia di vivere fantastica. Sì. Da dove viene? O forse dalla bisnonna indiana? Da dove bravo, viene? Bravo, sarà la bisnonna indiana o comunque il lato brasiliano, no? E ho sempre avuto questo modo proprio di affrontare le cose, anche perché sono venuto comunque da una famiglia che aveva poco e mi sono ritrovato in più situazioni da ragazzo, magari anche con difficoltà in famiglia, economiche. Mia mamma e mio padre non ci hanno mai fatto mancare nulla, ma sicuramente non avevamo il di più. No, forse una cosa gliela devo recriminare a mio padre, che un anno a Natale è riuscita a regalarmi il tesserino per andare a pescare. Voi ridete. È un regalo. No, ma è un bel regalo. Cioè. Magari non ero mai andato a pescare, a me fa schifo i pesci verdi, ma niente. Lo so, però guarda, te lo dico da padre di figlio maschio, da maschio a padre di figlio maschio. Magari uno vuole... anche te quel regalo. No, anche a me fa cagare pescare, mi fanno schifo i vermi, lo considero uno sport inutile, però cioè magari era una... ma lui aveva la passione per la pesca, magari. Ma non mi ha mai portato, ma non c'è mai andato, ma non riesco a capirlo ancora adesso, me lo chiedo, capito? A 34 anni mi chiedo, ma perché mi ha fatto quel cazzo? Senti, ma sei in buoni rapporti ancora col tuo babbo? Sì, chiamalo adesso. Dopo gli mando un messaggio. Glielo dico. Ragazzi, sì, non vi lamentate che io l'anno scorso la mia suocera ho beccato un paio di calzini a righe a Natale. Senti, dalla suocera te lo puoi aspettare. Senti, prima ci dicevi che hai rifiutato la satta per tua moglie, ecco, questa è una piccola sorpresa, insomma. Per mettere il coltello, è tornata, eh? No, amore! È tornata! No, dai, è bello, affronto le cose così, a me piace in qualsiasi momento ricordarmi chi sono, da dove vengo e soprattutto che cosa c'è in giro, quindi posso solo che ridere, cioè, mi può cadere veramente anche un meteorite, ma rido, sono così. Senti, e questo Natale cosa regalerai alle tue figlie, oltre la tessera per andare a caccia? A caccia. Ah, non lo so proprio, anche perché mi ha mandato già una lista della spesa per Babbo Natale, che probabilmente quest'anno, secondo me, c'avrà il Covid anche lui, quindi... È in quarantena cautelare, insomma. Non si può muovere, glielo dovrò dire. Video, vai, ti lascio Fabiano in Santa Pace, oltre che in Santa Croce. Ah, Fabiano, parlando di felicità e di sorriso, qual è stato il tuo compagno di squadra con il quale ti sei divertito di più fuori dal campo e quello con cui invece ti sei divertito più a giocare, con cui avevi più feeling?
Vediamo. Di difensori, sai che no, forse con Criscito in nazionale. Con Mimmo eravamo molto amici, sia fuori dal campo che in campo, e mi piaceva molto come giocava, come era a livello tattico lui, e quindi mi trovavo molto bene. Fuori dal campo ne incontri tanti di giocatori, però di quelli che poi ti rimangono amici, ce ne sono, li conti veramente sulle dita di una sola mano. E no, io c'ho Biabiani sicuramente, con cui sono rimasto legatissimo, lo La sono freccia. sempre. Mariga, vedi che in questo non sono razzista, ce l'ho detto. McDonald's. No, c'ho Biabiani e Mariga su tutti. E dove Ragazzi del sicuramente. Parma comunque, no? Sì. Quei E poi c'è compagni a Marek. Parma. No, un bianco c'è, che è Marek. Ah, perché qua mi si è fatto Brescia e Napoli tu Sì, insieme, quindi ho giusto? fatto 6 anni con lui ed è spettacolare. Poi è una persona, è come una bambolina russa, perché lui da fuori sembra veramente una cosa. Poi pian piano vai a scavare e lo ritrovi alla fine che è un deficiente, ma nessuno lo pensa. Faceva scherzi, faceva. Dov'è lui adesso? Dov'è in In Catania? Cina, no? Lui ora poverino sta in Cina, poverino. Senti, in Cina ci sei stato noi l'altra volta abbiamo avuto Boerchio che ha girato veramente l'universo, non il mondo. Te invece sei sempre rimasto in Italia, hai avuto occasione di andare fuori, Sì. Le l'hai rifiutata oppure cosa? ho avute, rifiutate e in altre mi volevano fregare, quindi poi alla fine non ci sono andato. Quando volevo provare la cosa all'estero, solo che ci sono molti movimenti particolari già nel calcio anche in Italia, quindi all'estero non ti dico, c'è cioè proprio un'insalata russa fritta con maionese, ketchup. Era così, quindi lì non, alla fine sono sempre rimasto qua. Senti, nel fuori onda ci dicevi che ora sta iniziando una carriera da procuratore, però si capiva che questo tuo modo di sorridere alla vita e alle persone la stai mettendo anche lì, cioè un modo diverso di fare il procuratore. Ce la vuoi raccontare? Perché io l'ho ascoltata quando ce l'accennavi prima, ma è veramente impressionante. No, sì, perché sicuramente serve un cambiamento. Io ne ho avuti tanti, ho avuto tra i migliori in Italia, però un po' tutti quando c'era il momento di fare un qualcosa poi di concreto facevano poco, capito? Quindi mi sono accorto dopo che ti serviva poco il procuratore perché se tu fai bene in campo ti vendi da solo, perché è così. Ovviamente poi servono le conoscenze, però se una squadra ti vede, ti vuole, viene e ti prende. Quindi mi sono accorto di sta cosa e l'ho unito al fatto che andando in giro anche per Napoli, anche nella mia carriera, ho visto tantissimi ragazzi veramente forti, veramente con delle qualità pazzesche, che poi per varie vicissitudini non sono arrivate, o perché li spostavano in squadre dove non c'entravano nulla. Quindi, se prendi un esterno d'attacco che poi va in una squadra che gioca col 4-4-2 e deve fare la seconda punta, non ti rende come rende da esterno d'attacco. E quindi, sia queste che il fatto che bisogna lavorare tanto sulle famiglie, perché i genitori sono i primi, che rischiano sempre di rovinare i ragazzi. Bisogna lavorare su tante cose, ci sono tante cose dietro al calcio che ti possono permettere di arrivare, soprattutto adesso, perché prima era dovevi avere tutto per diventare calciatore, se no non ci arrivavi. Ora invece, anche se hai determinate potenzialità, puoi riuscire ad arrivare. Quindi se trovi un ragazzo che corre tanto e magari anche se meno tecnico, però se vai a potenziare quelle attitudini che hai, riesci a portarlo a grandi livelli anche. E quindi sto cercando di fare un lavoro così molto completo. A me è sempre insegnato, è sempre piaciuto insegnare ai giovani e sono uno che riesce anche a trasmettere bene quello che significa lavorare, quello che significa divertirsi, perché nel calcio è un gioco, quindi rimane la prima cosa il divertimento. Quando ti diverti in campo, fai divertire anche fuori.
è sempre uno spettacolo per il pubblico, quindi per me è importantissimo questo. Pedalando tanto, perché per arrivare devi pedalare tanto, certo. E nulla, quindi ho cercato di mettere assieme tutte queste cose, di fare un progetto che fosse mio, non uguale agli altri, e senza parole o chiacchiere da politici. E come sta andando? Sta andando bene, ti dirò, sta andando bene, ho già un ragazzo che sta andando veramente molto bene, che si chiama Hamza Haudi, è un italo, vedi io, è nato a Lucca, marocchino, e gioca nel Livorno, ha 19 anni, e ha già fatto 10 presenze, 3 gol, un centrocampista molto forte, di cui sono convinto che se ne sentirà parlare sicuramente. Senti Fabiano, ricollegandomi a questo, visto che come procuratore sicuramente una delle tue caratteristiche dovrebbe essere quella di essere in grado di riconoscere quello che viene definito comunemente da tutti il talento. Sì. Io sono uno di quelli che pensa che il talento abbia molteplici sfaccettature e non si possa mai parlare di un talento complessivo. Volevo sapere il tuo punto di vista e cosa intendi tu per talento. Il talento per me è il vedere quel qualcosa in più che ha il giocatore. E, quindi per me non è solo il numero 10, perché allora ai nostri tempi il talento era il numero 10, e quindi tu andavi a guardare quello molto tecnico che saltava l'uomo, che no, per me non è solo quello, però è vedere quella luce che brilla negli occhi, quindi mi piace il giocatore che c'ha una grinta smisurata, mi piace il giocatore che non molla mai, e sicuramente la tenacia fa parte poi di quello che serve per riuscire a diventare grandi, anche perché come Messi ne nascono uno ogni milione, ogni 2 milioni, ogni 3 milioni. Gli altri che sono diventati forti è tutta gente che è molto più veloce di testa. Certo. Quindi se tu riesci ad imparare, a guardare, osservare, imparare dagli altri, fare tuo più velocemente, se riesci a fare un errore e poi non farlo mai più, tu così, facendo così, continuando a metterci quella testa, riesci a diventare un fenomeno. E quindi cerco quello e cerco di dare quello. Fabiano, ti propongo un commento che è arrivato, un commento domanda. Hai mai pensato di fare l'allenatore? Manco morto, no. No, anche perché oramai, soprattutto verso fine carriera, continuavo a vedere tantissimi miei ex compagni che sono diventati tutti direttori, allenatori. E ti giuro, li vedi un anno, li vedi dopo 2 anni da allenatori, capelli bianchi, scavati in base. Io il corso l'ho fatto, io sono anche allenatore e ho fatto il corso e mi rendo conto che è molto difficile ed è sicuramente un ruolo dove devi stare 24 ore su 24, perché te ti alzi la mattina e già inizi a pensare, ah cazzo, mi si è fatto male questo, mi si è fatto male quell'altro, metto sta tattica, faccio sto schema. Devi pensare alla tua squadra, 25 giocatori, devi pensare a cosa dice il direttore, cosa dice il presidente, cosa dicono i giornali, cosa rispondere ai giornali, come parlare ai tuoi giocatori, quelli che stanno fuori e quelli che giocano. Cioè, è un macello, non si vive più, dato che già ho fatto una vita sempre in giro e sempre fuori, quindi magari anche ho fatto degli anni lontano dalla famiglia, e ora vorrei stare un attimino più in casa e godermi la mia famiglia e riuscire a fare magari in quel mesetto, in quei 2 mesi, il lavoro che voglio fare. Poi c'è sempre Football Manager per fare la mia. Bravo, bravo. Emilio, vuoi fare qualche domanda? Come l'altra volta, vuoi farti segnalare qualche giocatore da Fabiano per comprare a Football Manager? È da un po' che non ci gioco, cavolo. Mo ci ha consigliato sto ragazzino del Livorno che andrò subito a visionare, insomma. Sono molto contento della cosa. No, Fabiano, invece ti volevo fare una domanda sempre inerente al talento, sfruttando il fatto che tu sei italo brasiliano. Quale ti ha emozionato di più? Cioè, quale ti è piaciuto di più? Qual era più talentuoso fra questi due tridenti che ti vado a dire? Uno, che secondo me è stato un tridente superlativo, che era Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo,
o Totti del Piero Vieri? No, sarei più per Ronaldinho, Ronaldo, cioè, avevano quella bellezza, quel qualcosa in più, che poi vabbè, stai parlando veramente di fuoriclasse. Sì, vabbè, siamo a livello altissimo, quindi le differenze. Ronaldinho, già se mi metti un Ronaldinho, io te lo scelgo in qualsiasi contesto, perché vedere un giocatore così, e io ci ho giocato contro, mi sono reso conto, non gli ho fatto toccare una palla, però nonostante non gli facessi toccare una palla, ogni pallone, capito, che prendeva, che è, c'aveva un sorriso, cioè mentre faceva le cose rideva, e io lo guardavo proprio affascinato da questo modo di giocare, che oltre ad essere oltre a divertirsi, faceva divertire. È un'unione veramente, per me quello è proprio il calcio. Il calcio vero è quello, è divertimento, e quindi scelgo sempre lui. Fabiano, Pato ti ha definito il difensore più duro con cui lui abbia mai giocato contro. Qualcuno dice che la carriera di Pato sia finita col fidanzamento con la figlia del padrone. Tu hai avuto mai storie con la figlia del presidente? No, purtroppo. anche lì ho sbagliato pure lì, perché dovevo andare a sposarla subito. No, ho sbagliato Barbara. Di Pato il problema non è sicuramente stata la figlia del presidente. Il problema è stato uno, ed è molto semplice. Mi sembra veramente ridicolo che la Milanello, con tutti gli studi, tutte le cose che abbia fatto una cagata del genere, permettetemi la parola, ma il Pato del primo anno, che era impossibile da prendere, cioè io con Pato dovevo fare gli scatti, dovevo partire 3 ore prima, perché se no non lo prendevi, cioè era un giocatore pazzesco, e mi ha fatto veramente sudare. L'ho menato, peraltro nella stessa intervista ha detto che sono stato quello più forte a marcarlo, eppure quello che l'ha menato di più, ma anche perché lui non lo prendevi. E poi ci ho giocato l'anno dopo, e Pato aveva gli stessi muscoli era un toro, era diventato, ragazzi, ma una cosa, aveva il trapezio, che lo guardavo e mi dicevo ma che cos'è? Mangiato, no, un altro giocatore. Nel frattempo ha segnato l'Italia, ed era proprio un altro giocatore, e ovviamente poi si stirava ogni due secondi. Questo per me, cioè, è proprio follia, perché vai a prendere un ragazzo che è strutturato in una certa maniera e vai invece a farne una cosa comune. Il lavoro infatti va fatto, cioè ogni ragazzo c'ha una sua costruzione, ogni ragazzo c'ha un suo modo di giocare, un suo modo di vivere il calcio, quindi bisogna adattarsi ai calciatori, non farle dell'erba un fascio. Questo è stato il problema suo. Sì, è successo quello che è successo a Vialli, solo che a Vialli gli è andata bene, è diventato un centravanti implacabile, e Pato invece è diventato un carro armato con i cingoli tagliati. No, ogni volta che scattava si stirava, perché il suo corpo non era adatto ad avere tutto quel peso di muscoli. Fabiano, senti, sì, io parlerei un po' di nazionale, se vuoi. Vai, nel senso, le emozioni che hai provato al tuo debutto con l'Under 21 e alla prima convocazione con l'Italia Maggiore, anche se poi non sei sceso in campo, giusto, se non sbaglio? Sì. E poi volevo sapere, scusami, un'altra curiosità, così mi rispondi a tutto, se sei mai stato in bilico tra la scelta delle due nazionali, cioè se qualche nazionale brasiliana giovanile si era interessata a te come profilo, oppure no? Guarda, sul bilico sarei potuto andare sicuramente in crisi, anche perché, come ti dicevo prima, ero stato uno dei primi, comunque uno dei primi due forse a essere convocato in nazionale e ad essere di colore. Forse il primo era Ferrari, il secondo sono stato io, mi sa. Ma il primo è stato Shadogan.
Non me lo ricordo. Con Shadowgun quando stava a Foggia con l'Under 21. Poi sì, poi ci sei stato lui, Tulli, Verani, sì, Ferrari, sì. E poi dopo, vabbè, Balotelli e Kim. No, quindi era particolare. È stato comunque un periodo, l'adolescenza vissuta in maniera particolare. Mi sentivo e ti facevano anche sentire sempre un poco fuori luogo. E perciò avrei sicuramente tentennato un poco, però cioè, sono italiano, parlo italiano e per me mi venivano i brividi quando ho sentito l'inno, quando ho cantato l'inno, è stata un'emozione pazzesca. Poi non ti dico neanche essere convocato con la maggiore, quindi trovare gente che l'anno prima aveva vinto i mondiali e ritrovartela lì, allenartici insieme. Quello è stato il traguardo, il sogno di un bambino, del bambino che ero, perché da bambino mi dicevo: cazzo, io vorrei riuscire a giocare con Cannavaro. Poi mi ci sono ritrovato assieme. È stato un peccato perché Lippi poi mi aveva parlato, era stato a parte un signore pazzesco, e mi aveva detto: guarda, poi la prossima ti faccio esordire. Invece la prossima mi sono rotto le ginocchia e vaffanculo. E torniamo sempre là. Ascolta Fabiano, io poi, mentre Emilio è stato definito una gazzetta umana, io sono un grandissimo rompiscatole e voglio fare un po' una chiusa, visto che siamo ormai a un'ora di trasmissione. Ah, di già? Sì, no, ma con noi ci si diverte. No, che poi devo andare a pulire. Facciamo... Senti, però ti faccio una domanda per bocca di Leonardo, che chiede questo, che è una domanda classica, insomma, se facevi sesso prima della partita, se arrivavi carico o scarico. Forse per me si dovrebbe fare anche tra fine primo tempo, inizio secondo tempo, capisci? Una roba svelta e poi sei più leggero, sei anche più aggressivo, magari meno aggressivo invece è più funzionale. No, quella, vabbè, secondo me è anche una cosa molto, molto mentale. Il calcio, come dicevo prima, a differenza di tanti altri sport, dove comunque conta, però il cervello è quello che ti fa la differenza. Ho visto giocatori scolarsi 6 litri di birra il giorno prima e il giorno dopo andare a 2000 e essere migliore in campo. Cioè, del tipo che se... facciamolo un cognome. Vabbè, diciamo che una volta avevo giocato proprio contro il Milan e ero andato al ristorante brasiliano e mi avevano invitato, c'erano tutti i milanisti interisti brasiliani, mi avevano invitato al tavolo e io dopo neanche 10 minuti ho detto: no ragazzi, torno di là, perché non era impossibile reggerli, cioè con le caraffe, ma neanche li mettevo nei bicchieri, se li rovesciavano direttamente in bocca. Però era tutta gente che poi vedevi in campo e dicevi: non ci credo. E me ne sono capitate anche squadra, purtroppo i nomi non li posso fare. Però di gente che poi sapeva di birra, facevi l'esercitazione fisica ed erano davanti a tutti, staccavano tutti. E poi magari hanno fatto anche periodi a dire: no, ora mi metto sotto. E si stiravano, non stavano bene. Cioè è molto complesso, molto particolare la cosa. Quindi dipende da ognuno, da come si è. Quindi forse non hai... solo io ne avrei fatto... Forse hai bevuto troppo poca birra. Allora. Hai bevuto poco, forse, nel senso... Mi sa che quello. Oh, una delle poche volte che ho bevuto, ma mi hanno ritirato la patente. Ero uscito con mia moglie, ristorante brasiliano. Avevo bevuto due birre al ristorante, ma da soli. Quindi neanche che c'era altra gente che mi ha detto: vabbè, la butti un po', bevi te, bevo io. Da solo, con mia moglie, uscita a Roma, al ristorante brasiliano, sono uscito fuori, due birre, ero di 0100 sopra, mi ha ritirato la patente. Bellissimo. Ascolta, che sogni hai, Fabiano? No, sogni sicuramente diventare grande in qualsiasi cosa che faccio, ci metto di tutto per arrivare al massimo. Poi mi rompo il ginocchio e finisce lì.
No, voglio sicuramente diventare un nome forte nel calcio, ma anche perché, t'ho detto, serve sicuramente un qualcosa di nuovo e che sia di ispirazione a tanti ragazzi che invece mollano molto presto alle prime difficoltà, anche perché, come dicevamo prima, i tempi sono completamente cambiati. Quindi ora ti ritrovi tanti ragazzi che alle prime difficoltà prendono e tornano a casa. E invece vorrei riuscire a riportare un sistema bello, anche di calcio pulito, di passione, sarebbe sicuramente un sogno, sì. Emilio. Claudio, dimmi solo, questa è l'ultima domanda che mi fa Fabiano. Allora, se Fabiano non ha No. fretta, io lo possiamo tenere fino anche alle 3 e gli Beh, fin ricordiamo. quando volete, fin quando volete. Ricordiamo come è fatta sua moglie, così Ma con questa figura. guarda, là sembravi un bambino, Fabiano, su quella foto. Oh, ma la barba no, mi è cresciuta ai 30 anni la barba. L'altro ieri. Ma guarda, mi cresce di qua, eh. Te ne do un po', vuoi un po'? Senti, io volevo farti una domanda, diciamo, che si basa sulla linea temporale. Quindi, da ragazzino, qual era il tuo modello di riferimento come calciatore, come difensore, suppongo? E poi vorrei sapere adesso chi è che assomiglia a come giocava Fabiano Santacroce? Adesso pochi, no, figura di riferimento, no, figura di riferimento sicuramente Nesta e Cannavaro su tutti. Ho avuto la fortuna veramente di vivere in un'epoca dove c'erano difensori che erano pazzeschi. Io poi ero molto affezionato, ne stavamo parlando prima nella trasmissione, a Materazzi. Perché? Perché tutti mi dicevano: ah, ma quello scarpone, quello è. E dicevo: ma lo scarpone, tu guarda lo scarpone, guarda gli altri belli. Lui è quello che si è dovuto fare un culo così, sudare, menare chiunque per arrivare dove è arrivato. Ed è arrivato a vincere la Champions League, a vincere tutto. E con cosa? Con due uovo così. Sì, poi ce Quindi l'aveva il piede comunque, a me quel Materazzi. sì, poi sa, vabbè, un piede pazzesco. Però menava veramente come un fabbro. Però lui è grazie a quella grinta che è riuscito a rimanere a dei livelli che erano altissimi. E menava, però, ed è stato uno sicuramente di quelli che mi ha dato più spunto, non sicuramente sotto il piano del menare, ma sotto il piano del non mollare e di essere sempre tignosi in campo. E lui sicuramente quello me l'ha dato. Guarda, giocatori come me, ti dico che è difficile adesso, ma anche perché avevo completamente un modo diverso di giocare. Io ero un marcatore, uno forse degli ultimi della mia generazione di marcatori. Uno che ancora sta resistendo è sicuramente Chiellini, che però ora inizia ad avere qualche acciacco. Tu eri Però un po' più bello da aver giocare, però, eh? sì. Non di Anche perché. persona, che è molto più bello Giorgio, però come giocatore in campo è più bello. Diciamo che il naso di Chiellini è grande come il ginocchio di Fabiano. O come un'altra parte. Dovevate assistere, allora abbiamo fatto. C'erano tutti i giocatori della nazionale che ridevano perché alla prima convocazione che ho ricevuto, ovviamente c'era anche Giorgio, e abbiamo fatto un'esercitazione dove Lippi ci ha visto lungo e facevamo un uno contro uno stretto con i portieri. Dove lui prendeva la palla, la buttava in mezzo, noi ci sfondavamo fin quando uno non faceva gol e lui ne ributtava un'altra. Era tutto così, tipo per un minuto, era un bel lavoro. E ovviamente a me mi ha messo con Chiellini, cioè non potete capire le scintille che partivano, proprio gomitate, cioè, c'era in ogni contrasto. No, lui è pazzesco, lui è un marcatore veramente allucinante, ti fa male anche solo correndo vicino, ma non lo fa apposta perché è un po' scordinatello, è sempre stato, Sì, beh, è vero. però non vedo un attaccante che riesce a saltarlo, cioè veramente No. è pazzesco, lui è incredibile, quindi è Se sicuramente sta al l'ultimo. 100%, Fabiano, penso che concordi con me, è ancora, cioè, è sicuramente il È più marcatore più forte, forte del mondo. più forte. È il più forte, sì. Non è un giocatore poi brutto da vedere.
però è quell'efficacia che ha è pazzesca, perché ogni attaccante con lui non fa niente. E non ce ne sono così, non sono più abituati i difensori di oggi a pensare alla marcatura. Infatti vai a vedere, magari si prendono tanti gol col difensore che guarda la palla e non guarda l'uomo. A noi la prima cosa che ci insegnavano era che l'uomo faceva gol, quindi a volte non guardavi neanche la palla. Se c'era una situazione difficile, tu non guardavi la palla, ti giravi, andavi vicino all'uomo e dopo guardavi la palla. E queste cose qua ci sono sempre, sempre di meno sicuramente nel calcio. Poi è diventato bello con tanta tecnica, cosa che sicuramente noi non eravamo all'inizio. Mm-hmm. Però sotto il livello della marcatura non ce n'è, penso, a confronto. Fabiano, allora, un giovane di adesso vecchia scuola, voglio sapere se sei d'accordo con me, visto che ho visto che tranne sui difensori africani ci troviamo abbastanza. Perché è un razzista! È un razzista! Secondo me un giovane vecchio, cioè un giovane vecchio stampo, è Bastoni. Io lo vedo sempre molto concentrato, sì, in fase difensiva, pochi errori, cose semplici. Sì. Beh, ovviamente bisogna vedere poi la crescita, perché ancora ne ha. Però sì, come caratteristiche, uno di quelli che potrebbe essere, forse potrebbe diventare un bel marcatore, dipende dagli allenatori che incontrerà, purtroppo. Quali sono gli allenatori che hai incontrato che ti hanno cambiato la vita? Hai detto grandi nomi, hai parlato di Donadoni, hai parlato di Lippi. Quali sono gli allenatori, oltre a Borgonovo, quali sono quegli allenatori che veramente ti rimarranno nel cuore per sempre? Guarda, in bene o male tutti, sono riuscito comunque a prendere qualcosa da tutti, anche in delle situazioni veramente paradossali, veramente assurde. E, no, guarda, mi ha insegnato tanto Donadoni, sicuramente. Il secondo di Donadoni, che poi è fortissimo come allenatore, che è Gotti, che era il secondo di Donadoni, che ora allena l'Udinese. E poi ne ho avuti anche tanti piccoli, che c'era un certo Boldini che mi aveva insegnato a guardare sempre dietro, quindi mi faceva fare questi allenamenti, lui mi faceva giocare a terzino, quindi passava la palla e io dovevo vedere che cosa c'era dall'altra parte del campo, e mi ha abituato ad avere una visuale che i giovani d'oggi ancora hanno fatica ad avere. Io invece quando vado da una parte già so dove sta l'uomo, quindi so come mettermi, come posizionarmi, e questo è molto grazie a lui. Sono riuscito a rubare un qualcosa di buono un po' da tutti gli allenatori. Un'altra grande persona è stata Reja, da cui ho imparato veramente che bisogna essere buoni nella vita, perché lui era veramente un signore, una persona favolosa. Reja credeva molto in te, vero Fabiano? Ti ha fatto sempre giocare tanto. Sì, no, ma è poi stata veramente una persona favolosa, che è riuscito a gestire, che lui a livello tattico magari non ti dava quello che ti davano gli altri, che ti facevano tutti gli schemi, tutte le cose, era molto semplice in quello, però a livello umano ti dava tanto e la squadra lo seguiva, andava. E un altro che mi ha insegnato molto è stato Mazzarri, che in una riunione con lui che si è presentato in accappatoio mi ha fatto capire che Rocco Siffredi è nulla. E... aspetta, c'è Mazzarri, c'è la più lungo di te. Mazzarri. Da Champions League, Mazzarri. Allora, questa è una notizia clamorosa, signore. Allora, Mazzarri, che è, ho detto, vittima di tanti meme, e tante messe per il culo stasera, Fabiano Santacroce, che sicuramente ha un pene importante, comunque dice che Walter Mazzarri ha un pene gigantesco. Potremmo fare un meme col corpo di Rocco Siffredi e la faccia di Mazzarri. Con l'orologio, qualcos'altro, insomma. Anche lui è un bravo allenatore. Ovviamente ha bisogno dei mezzi, dei giocatori giusti, però... pantaloni larghi anche. Anche pantaloni larghi, però ha una tattica pazzesca. Grande, è smisurato. Ascolta,
Per non parlare del pene di Mazzari, Sergio ci chiede sempre una domanda: se hai mai fatto il fantacalcio e se sì, se ti autoacquistavi. Mai, mai fare quelle cose. Mai fare, se troppe ammonizioni. Mi ammonivano anche se fischiavo, mi ammonivano a me. E poi questa è una cosa che ho capito dopo, che serve tantissimo anche il rapporto con l'arbitro. Perché io a un certo punto della mia carriera, perché ho avuto quegli anni a Napoli dove veramente, se vai a rivedere tutte le ammonizioni che ho preso, in certe dici no, ma è impossibile, ma perché l'hanno ammonito? E poi ho capito come rapportarmi e a un certo punto non prendevo più ammonizioni, perché conta anche quello. Ovviamente l'arbitro è una persona, è un uomo, e quindi devi saperci anche fare. Se ti metti a litigare, sicuramente se poi fai mezzo fallo è più portato a darti ammonizione. Una volta mi era successa una cosa simpatica così con Orsato, e che praticamente lui in campo è uno che urla tantissimo, no? E continuava con quest'urlo, con questo grido un po' stridulo anche, quindi era molto fastidioso e io mi innervosivo continuamente. Lui mi dava sempre ammonizioni perché ci urlavamo, litigavamo sempre, ora ti do l'espulsione. A un certo punto, una partita, gli faccio, ma che cazzo urli, capito? E lui mi ha detto, no, ma è il mio modo di parlare in campo. E da lì poi è cambiato un po' il rapporto in campo, perché io ho capito che lui era così e non gli ho più urlato contro. E ci sono tante dinamiche dentro quel rettangolo che poi magari da fuori non si sanno e non si conoscono. Però è sì, sicuramente curioso. Nel forse ti aveva il fantacaccio, forse Orsato quell'anno. Ma mi aveva contro. Ah, l'anno dopo sì, magari. Ascolta, forse Orsato da buon veneto è così, un po' bestemmiante, col tono di voce importante. Fabiano, veramente poi ti mandiamo a dormire perché ti aspetta il tuo capo, sperando che nel frattempo non sia andata con Mazzarri. Ascolta, secondo me Napoli e il Brasile ti hanno lasciato tanto nel tuo modo di essere e di vivere. La Brianza invece cosa ti ha lasciato? La nebbia. Mamma mia, che nebbia che c'era, ma ora ce n'è di meno. Ma che freddo! No, mi ha lasciato i miei due migliori amici che stanno là. E mi ha lasciato amicizie, poi comunque i miei genitori abitano a Monza, quindi sono ancora là con tutte le mie sorelle. Quasi tutte, perché una sta vicino a Como, e c'è mio fratello piccolo, e quindi no, e c'è tanto e ancora ci torno parecchie volte. Bene, io vostro onore ho concluso, non ho altro da chiedere all'imputato. Io, guarda, visto che siamo in chiusura, Fabiano, ti faccio una bella domanda sui ritiri del calcio, cioè, quale ritiro degli ultimi anni, partendo, che ne so, dal ritiro triplice di Nesta, Inzaghi, Gattuso, al ritiro di Totti, al ritiro di Del Piero, qual è quello che ti ha tolto di più del tuo modo di essere calcio e calciatore? Ma hai detto tutti dei nomi forti, sicuramente uno degli ultimi che era quello di Totti. Quello di Totti, ti dico la verità, l'ho sentito parecchio, anche perché praticamente ho tifato per lui, sono passato dall'insultarci, perché lui poi è una persona che in campo, quando ci giochi contro, proprio di un odio pazzesco, uno vecchio a scuola, cioè vecchio a scuola sono così, perché sono abituati a lottare. Vi racconto questo, io la prima partita che ho fatto, una delle prime partite che ho fatto contro la Juve, giocavo nel Brescia, che c'era la Juve in Serie B, e mi ritrovavo, calcio d'angolo, Santa Croce, tu marchi Del Piero. Faccio, va bene. Non mi permettevo neanche di sfiorarlo, perché per me io già avevo le figurine di Del Piero, lo guardavo da quando avevo 10 anni, cioè per me era incredibile già, non lo sfioravo. E parte, fa per battere, non so se c'era Camoranesi o chi altro, batte il cross, mentre sta per battere Del Piero mi si avvicina e mi tira una gomitata nella bocca dello stomaco. E tu hai detto, ma tu guarda sto figlio di puttana. No, io non ho respirato e lui si è staccato di 5 metri, capito? E era da solo, se la palla gli fosse arrivata avrebbe fatto gol. E quindi lì mi ha fatto capire che, oltre, capito, che non è, la certo, puttana è fuori dal campo, però dentro
sei tutti in merda. E se chiami qualche attaccante che ha giocato contro di me, ti parlerà malissimo di me. Sappiatelo già. Però sì, con lui c'era questo rapporto con Totti, che dentro al campo ci si insultava parecchio e fuori me ne hanno parlato tutti, non ho trovato una persona che me ne abbia parlato male, però mi sono affezionato molto perché lui era stato già molto vicino allo smettere, poi è arrivato Zeman che lo ha fatto rinascere a livello fisico proprio, cioè lui in quegli anni lì poi è rinato. E poi era arrivato Spalletti che gli ha dato quella seccata, che però ancora viveva lui, capito? Mi sembrava uno di quegli animali che gli dai una botta ma ancora si muove e si vuole rialzare. Lui lo mettevano dentro, faceva gol. Lo mettevano dentro, ripigliava le partite. Cioè per me è stata una favola. E quindi speravo che continuasse ancora un anno, perché se lo meritava. Tutti, penso, speravamo. Sì, quindi il suo addio l'ho sentito parecchio. Il suo sì, poi è stato l'ultimo fenomeno che se n'è andato via, perché qui in Italia ne abbiamo visti tanti, ma ora è da un po' che non ne tornano di quel calibro, cioè è difficile che tornino i Zola, i Baggio, no, i Totti, Del Piero, i Padoin. è dura. Fabiano, grazie, ci hai regalato un'ora e un quarto davvero, davvero divertenti, è stato davvero un ottimo compagno di viaggio, anche dal pubblico femminile che ci ringrazia, cioè anche chi poi è passato di si è divertito. Fabiano, noi ti ringraziamo, ti ricordiamo che se verrai nelle Marche per vacanza, per diletto, per fare da osservatore, hai degli amici, questi amici si chiamano Radio Incredibile, quindi quando vuoi chiamaci pure, se vuoi andare a Roma c'è Emilio che ti aspetta e ti facciamo un ultimo regalo facendoti vedere un bel video che abbiamo trovato su di te sul tubo. Buonanotte a tutti. Grazie, Fabiano, ci vuoi consigliare un tuo collega da invitare alla prossima puntata di Incredibile, proprio lui? Non saprei, perché non so, ci devo pensare, poi ve lo devo dire, però ci devo pensare un attimo. Okay? Ci mandi un messaggio. Allora ci vediamo dietro le quinte tra un po', dai, tempo della sigla finale. Occhio se dietro le quinte incontrate Mazzarri, Video incredibile, era proprio lui. Proprio lui, Fabiano Santa Croce. Buonasera a tutti. Attenti a Mazzarri. Ciao a tutti, ragazzi. But they got no show, so I'ma grab the mic, flip a strip, believe it's done. Both shots the one that gets the job done. Mic check, I get paid to wreck the set. Get ready, get jacked, cause I'm a threat to your fret. No host bar, incomplete move fakers. That's the way the back about your girl, I might take her. If she the grab, I'ma diss her then slide. If she try to rip, I got my Smith on my side. Word to God, here I come to make way. Rugged and raw, killing your set every day. Microphone check, 1, 2, here we go. And I'ma let you know who got the flow. And my words like an automatic weapon. Suckers keep stepping, cause I'ma let you know.
rocket operator like Arnold Schwarzenegger. Buckshot quick to play your nigga like Sega. Smooth trigger, happy snappy.